Buongiorno, benvenuti nella tenuta Cadurus, una piccola azienda situata nel Roero a Castellinaldo. Io sono Sergio Marchisio, titolare. Insieme alla mia famiglia conduco questa azienda ormai da una cinquantina d'anni. Siamo specializzati nei vini tipici del Roero, in primis il Roero Arneis e poi il Roero Nebbiolo. L'azienda agricola tenuta Cadurus è nata nei primi anni del secolo scorso per merito di mio padre Mario, che è stato appunto il primo a riconvertire alcuni appezzamenti di frutta in vigneti. Castellinaldo è uno dei più piccoli paesi che fanno parte del territorio del Roero. Pur essendo un paese molto piccolo, Castellinaldo ha il 90% del territorio coltivato a vite. Infatti in un paese di 800 persone ci sono 47 aziende vitivinicole. La mia azienda è stata fra le prime a credere nel vitigno Roero Arneis, di quali siamo attualmente forse i più grandi produttori. Abbiamo una trentina di ettari, di cui 25 vitati a Roero Arneis. Sono stati fra i primi a credere nel vitigno Arneis, un vitigno antichissimo, molto particolare, perché è un vitigno autoctono, appunto, che si è sviluppato solo ed esclusivamente sul territorio del Roero. Da sempre il territorio del Roero è caratterizzato da un terreno giovane molto sciolto, quindi da origine a dei vini molto profumati ed eleganti. In primis il Roero Arneis, che è il vino principale di questa zona, di cui io mi diverto a fare tre versioni. Una versione classica, se vogliamo, un metodo classico spumante e un passito, sempre di Arneis. La mia azienda da sempre ha creduto nella qualità, infatti le nostre rese per ettaro sono molto limitate. Noi da 30 ettari di vigneto produciamo circa 150.000 bottiglie, con una resa ad ettaro di 40-45 ettari. I vini che produco sono in ordine di importanza il Roero Arneis, il Roero Superiore, il Castellinaldo Barbera d'Alba, il Langhe Nebbiolo e ultimi, ma non per importanza, ma per particolarità, due spumanti metodo classico, uno di Arneis e uno di Nebbiolo. Degustiamo ora un Roero Arneis metodo classico. Questo è un prodotto molto particolare perché deriva appunto dal vitigno autoctono tipico di questa zona. Colore giallo paglierino, un perlais finissimo. I profumi ricordano tantissimo la crosta di pani e anche qua i frutti bianchi con dei leggeri sentori di agrumi e di banana. In bocca l'acidità si fa sentire, conferendo a questo vino una grandissima importanza, nel senso che se possibile abbinarlo dall'antipasto anche a un secondo di carne. Un'altra particolarità di questo metodo classico è che fa 48 mesi sui lieviti. Questa è una vendemmia 2004 sboccata nel 2010. Ringraziandovi per aver scelto i nostri vini, vi invitiamo Marisa, Fabio, Ivo e Francesca e Sergio a Castellinaldo a brindare con noi. Auguri!